Ora parliamo invece di pallavolo maschile, serie A3. Andiamo a fare il punto su come sta andando la Erm Group San Giustino, che nell'ultimo turno ha subito la prima sconfitta casalinga. Dopo la bella vittoria nel turno infrasettimanale sul campo di Sabaudia, la Erm Group San Giustino inciampa e cade in casa, battuta per 1-3 dalla Omifer Palmi. Nella 11ª giornata del campionato di Serie A3 Credembanca Girone Blu, i calabresi hanno così messo fine al filotto di 6 vittorie consecutive conquistate dalla squadra di Bartolini. E pensare che San Giustino era partita bene vincendo il primo set, per poi essere rimontata dagli ospiti guidati dal mattatore di giornata, l'opposto polacco Stabraua, autore di ben 31 punti nel primo set. Palmi parte subito forte, va avanti per 7-3, ma grazie al muro l'Erm Group torna sotto e nel finale di set riesce a mettere la testa avanti con Marzolla e l'ace di Cappelletti, conquistando il primo set col punteggio di 25-22. Buona la partenza degli Alto Tiberini anche nel secondo set, con l'Erm Group che va subito avanti di 3 lunghezze, ma a metà set gli ospiti guidati da Stabraua sorpassano, approfittando anche dei tanti errori collezionati da San Giustino. Palmi chiude grazie ad un tocco preciso di Corrado che vale il 25-20. Nel terzo parziale il muro di Palmi ferma 2 volte Vavrincic e poi Cappelletti, ma lo schiacciatore si riscatta infilando 2 consecutivi che valgono l'aggancio sul 10-10, ma da lì in poi i calabresi prendono il largo grazie al muro e arrivano al massimo vantaggio di più 9 sul 24-15, sigillo finale di Russo che fissa il punteggio sul 25-17. Nel quarto set San Giustino torna a giocare ai suoi livelli, dopo un inizio equilibrato l'Erm Group riesce anche a mettere la testa avanti sul più 3, ma ancora una volta a fare la differenza è il muro di Palmi che ferma Cappelletti e Marzolla, e proprio una stampata su Vavrincic sancisce il definitivo 25-21. Io faccio i complimenti a loro, era difficilissima, era la terza partita dopo la settimana tirata, loro sono arrivati sicuramente più freschi e complimenti perché hanno fatto un bel gioco, sono una squadra molto fisica. Noi stiamo facendo il nostro percorso, guardiamo gli altri ma guardiamo soprattutto in casa nostra, ci sono stati degli spunti, i ragazzi sono usciti che non erano contenti di come sono andate le cose, e approfittiamo un attimo della settimana per sistemare quello che non è andato e ci faremo trovare pronti a Sorrento. Ah, non penso che sia una brutta sconfitta, è una sconfitta contro una squadra che sapevamo costruita, no, per dire la sua in questo campionato. C'è da fare i complimenti a Palmi perché sicuramente ci ha messo in difficoltà su quello che avevamo preparato.